carissime amiche, buongiorno dal vostro caro giocherellone che oggi vi porta un gioco che voglio dedicare al mio caro iscritto, al mio caro abbonato, il grande Geolex. Hai capito bene, gli portiamo il giochetto a Geolex e sarebbe Minecraft. Andiamo a vedere un attimo dove eravamo rimasti. Andiamo su Napoli, giochiamo sul mondo selezionato. Vincenzo Licitra, buongiorno caro, caro Vincenzino Licitra, buongiorno a te. Oggi andiamo a vedere qui Minecraft dove eravamo addirittura rimasti, perché ci troviamo in questa situazione molto particolare. Stiamo giocando oltretutto senza i mostri, quindi veramente ecco il lollipop. Donut schererai Geolex se sei bravo a fare la pipì, fare anche, credo che sia bravo anche a fare questo, la verità, caro Donut. Lollipop, ciao, buongiorno cara Lollipop, caro Lollipop. Ecco qua, avevamo trovato oltretutto, se vi ricordate ragazzi, una situazione molto particolare, ovvero avevamo fatto una scalettina praticamente qui sotto. Perché il bello di Minecraft è anche questo. Quindi noi avevamo già creato questo ambiente, se ve lo ricordate, e avevamo anche scavato praticamente qui dentro. C'erano ben due posti dove eravamo andati a scavare, quindi pensate un pochettino. Vincenzo Licitra, io sto molto bene caro Vincenzo, tu come stai caro Vincenzo? Il nostro caro Vincenzo, un altro grande aficionados del canale del giocherellone, che ci porta simpatia, allegria ogni giorno, il Vincenzino. E Geolex dice Magdi Tales, Magdi Mike, Sonic, incredibile, guardate un pochettino che cosa ci porta il grande Geolex. Le emoticons riservate agli abbonati, perché chi si abbona sul canale del giocherellone riceve anche le emoticons da utilizzare per essere lui il vero leader praticamente della chat. Avete capito bene, ed è questa la cosa bella di questo grandissimo canale di intrattenimento, che si avvia a diventare il più grande canale di intrattenimento d'Italia, soprattutto per ragazzi. Quindi ringrazio veramente tutti, ma soprattutto ringrazio voi ragazzi. Ma solo a me non piace Minecraft, ma ce l'ho. Dipende Lollipop, bisogna capire perché non ti piace Minecraft. Minecraft è un gioco sicuramente esplorativo, molto molto anche misterioso, dobbiamo dire la verità. Quindi perché non ti piace? Perché devi scavare, perché devi costruire. Diciamo che è come giocare con Lego, quindi se ti piacciono i Lego ti dovrebbe in teoria piacere anche Minecraft. Poi ognuno ha i suoi gusti, tu devi seguire i tuoi gusti nella vita, non devi seguire i gusti degli altri. Loro notturne sono l'unico sollievo per te, Marco Carnevale, perché ha molto molto caldo. Marco Carnevale che è ritornato a Casoria, nella sua città natale praticamente, la grande Casoria, la Casoria di Napoli addirittura, assurdo davvero. Francesco, buongiorno a te. Vincenzo Licitra, vado a lavorare, ciao, buon lavoro caro Vincenzino Licitra, dai sempre il meglio di te in questa vita che vai a vivere tu anche come noi ogni giorno. Geolex, Nicoletta in un mio video mi ha chiamato amore, mi ha fatto sentire un po' a disagio addirittura, e forse perché ha capito Nicoletta che tu sei un ragazzo che avrà grande grande successo, e quindi giustamente ti ha chiamato amore, e quindi si vuole avvicinare a te, al grande Geolex. Ormai pensa che quello short pubblicitario che io ti ho fatto praticamente sul tuo canale è arrivato, penso un pochettino, a più di 1010 visualizzazioni, quindi ha raggiunto 1010 persone diverse, assurdo davvero. E visto che bello, incredibile davvero. Tommaso Donato, ciao. Alessandra Mocci, ciao, io sono Alessandra, ti ricordi di me? Certo Alessandra, non piangi, perché piangi? Ecco qua, la vita è bella, non piangere mai Alessandra, mi raccomando, la vita è bella, ci sono momenti in cui a volte si piange, altri momenti in cui è proprio inutile piangere, non ti preoccupare. Andiamo avanti, non mi piacciono i cubi, ecco qua, non ti piacciono i cubi, allora purtroppo, non credo che ti potrà mai piacere Minecraft, mi dispiace. Ah no, la cosa di mamma, un'altra volta, sono caduto un'altra volta ragazzi, è stato perché è tipo Lego infatti. Alessandra Mocci, non piangi, Geolex 1100, ma solo 25 sono iscritti, aspetta di vedere che cosa succederà caro Geolex. Ragazzi, qui siamo caduti un'altra volta, abbiamo fatto una bruttissima parte. Vedete un pochettino, quindi possiamo fare delle cose, possiamo azzardare. Che cosa vuol dire che vado ad azzardare? Vado a crearmi una scala, perché ragazzi purtroppo in Minecraft a volte Minecraft, oh no 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 no, no. Dove sono qui è uscita l'acqua, mamma mia ragazzi, è brutta situation,
brutta situation, quindi di qui c'è acqua, acqua dappertutto ragazzi, molto molto brutta la situazione che si sta venendo a creare praticamente in questa in questo mondo di Minecraft. Dobbiamo andare credo da quest'altra parte, stiamo al buio, ragazzi, quindi avevo fatto una scaletta per uscirmene e purtroppo come potete vedere mi trovo in una bruttissima situazione. Luca, ciao, è da tanto che aspettavo che facevi la live. Giovanni Russo, ragazzi, il grande Johnny Russo, scusami per il ritardo mattutino, so Giovanni Russo molto molto mattiniero, dobbiamo dire la verità, grande Johnny, e Giovanni Russo anche molto socievole, pensate che una volta ci ha addirittura invitato tutti quanti a casa sua per giocare alla PlayStation, quindi fossero tutti come Giovanni Russo. Certo, un comportamento anche un po' azzardato, perché poi non sai chi sono ovviamente le persone, però dobbiamo dire la verità, l'abbiamo apprezzato tutto a Giovannino, abbiamo apprezzato tutto Giovannino, anche molto molto, ripeto, molto molto cordiale, molto molto educato, molto molto educato, quindi grazie Giovanni, grazie di esistere alla Chris, praticamente alla Chris, che ieri Chris è impazzito, avete visto ragazzi, ieri Chris è impazzito, e pensate un pochettino. Jolex, Lollipop, se non ti piacciono i cubi allora in geometria avrai zero. Jolex, Giovanni, Alessandro Moce, stai attento, stai attento, infatti sono caduto. Giovanni Russo, ciao ciao Jolex, mi sono iscritto pure io al tuo canale, bravissimo Giovanni Russo, un grande canale quello di Jolex. Jolex sicuramente avrà un grandissimo futuro come youtuber, poi non so se farà partire un'altra attività correlata a YouTube oppure no, sappiamo solamente che con Jolex la garanzia del gioco, la garanzia del divertimento è veramente al massimo. Qui ragazzi vedete che cosa è successo, guardate, acqua dappertutto, non sappiamo nemmeno dove uscircene per salire, forse proprio da questa parte qua, forse proprio da questa parte qua dobbiamo salire, vedete ragazzi, perché eravamo arrivati, vedete, sì, vedi, Jolex, grazie Gianni, posso piangere, Alessandra Mocci, ti piace piangere, perché ti piace piangere, non piangere, è inutile piangere, ecco qua, non è inutile piangere sul latte versato, devi cercare sempre di andare avanti nella vita, cara Alessandra Mocci, cerca sempre di andare avanti nella vita e vedrai che le cose saranno sempre facili, non ti preoccupare su questo, vedete un pochettino, guardate io dove mi trovo praticamente adesso, se un'altra persona sarebbe forse suicidata, ma io invece continuo per la mia grande missione, vedete un pochettino, vediamo un pochettino qui sotto anche che cosa c'è, qui c'è addirittura un'altra cava, quindi qui si continua ragazzi, assurdo davvero, guardate un pochettino, in realtà io stavo lavorando su un'altra cavetta, quindi pensate un pochettino che mondo incredibile, Minecraft è proprio come la vita vera, pensate un pochettino. Jolex, io ieri mi sono iscritto al tuo canale giocatore, perché non mi fa fare la live su YouTube, devi avere un certo numero di iscritti per fare le live e mi sembra almeno 250 iscritti, se non di più. Alessandra Mocci, io sono youtuber, grande Alessandra Mocci, i giorni non so in che senso è andato fuori di testa, che se vai a vedere sul gruppo di Telegram, Chris è impazzito, avete capito bene, Chris è impazzito, non ce lo aspettavamo, siamo rimasti veramente senza parole per il comportamento di Chris, però sappiamo che Chris è sicuramente anche un tipo molto, diciamo, giocoso, quindi certo non ci si aspettava che Chris iniziasse a dire delle cose particolari, è impazzito proprio ieri, un ragazzo Chris che non ci aspettavamo questo tipo di comportamento, devo dire la verità, eppure l'ha fatto questo comportamento, caro Chris. Pensando un pochettino, questi assi di legno che possiamo andare qui sopra a bruciare, pensando un pochettino per avere i lingottoni. Jolex arriva a 50-100 iscritti, infatti Fragolina, ciao Fragolina, biscottina, cagnolina, calzina, addirittura Jolex, grande sciupa femmine, addirittura Sandra Mocci, sono youtuber, intendo quello short ovviamente, lo short non lo puoi ancora fare. Fragolina, ciao Jolex, Alessandra Mocci piange a tutta forza, Francesco, Jolex, ieri mi sono iscritto al tuo canale, Giovanni Russo, zio Alexia, dice con gentilezza giocherone, in realtà si chiama Luca, bravo Jolex, grazie Franci, sì hai capito bene, mi chiamo proprio così, mi chiamo Luca, molti mi conoscono proprio con questo nome incredibile, questo nome che forse ti può piacere, forse non ti può piacere, non lo so, sappiamo solamente che è un nome simpatico, ecco qua, un nome simpatico, qui intanto andiamoci ad allargare questa sezione in attesa che ovviamente possiamo trovare qualcosa. Prego Jolex, grazie Francesca, Franci, la mitica Franci, Jolex veramente bravissimo a trattare con le persone ragazzi, guardate un pochettino Jolex, guardatelo bene, guardatelo, incredibile Jolex. E ovviamente noi intanto proseguiamo a fare, fa caldo, ieri a Napoli quasi 40 gradi, più afa praticamente, non si riusciva a respirare, pensate che un giorno quando il sole si espanderà a tutta forza, immaginate che cosa avremo praticamente, che cosa avremo in
che cosa avremo di caldo, praticamente non sappiamo nemmeno come sarà il mondo. E beh ragazzi, purtroppo a volte saranno problemi di chi verrà dopo di noi, ecco qua, saranno problemi di chi verranno dopo di noi, non lo sappiamo ragazzi, molto molto triste la situation. Ecco qua, Alessandra Moce, voglio fumare, non fumare, Alessandra Moce, fa male, ti muori prima del tempo e fai una vita al di sotto delle tue possibilità. Jolex, fragolenti, ti dico questa dedica d'amore addirittura, hacker addirittura, più ovviamente le varie emoticons del giocherellone. Non li può più, a Napoli sono andato con il pullman, sei andato con il pullman, speriamo che tu non sia andato con il pullman quando faceva caldo, quando c'erano i tantissimi gradi centigradi, dove appunto tu potevi anche sentirti male, perché con il pullman a volte si crea, se, soprattutto se non c'è l'aria condizionata, ti crei delle situazioni molto bruttarielle col pullman. Però molti pullman ormai hanno praticamente l'aria condizionata e noi lo sappiamo, e noi lo sappiamo, e quindi a volte andiamo anche col pullman. Lollipop, nel 2022 sono passati tanti anni, Lollipop, tanti anni, e invece oggi guarda dove sei, praticamente sei qui a vedere la live del giocherellone che scava in Minecraft. Jolex, Alessandra Mocci, fumare ti fa male ai polmoni, ti fa male non solo ai polmoni, distrugge tutto il tuo corpo, la prima cosa che distrugge sicuramente sono i polmoni, quindi meglio non fumare, carissima Alessandra Mocci, non ti distruggere la breve vita che hai, come tutti noi, non è che tu hai una vita più lunga, più corta di noi, tutti quanti abbiamo una breve vita, quindi mi raccomando, cara Alessandrina, Alessandrina, fai il massimo, fai, cerca di portare al massimo la tua vita avanti, e non lascia stare il fumo, l'alcol, le droghe, non ti preoccupare, fai una vita pulita e vedrai che vivrai sempre benissimo, incredibile, incredibile, questi consigli di vita che il giocherellone ti dà, che ti possono servire moltissimo, dobbiamo dire la verità, ti possono servire, e quindi segui le regole della buona vita e della buona tavola addirittura, pensa un pochettino. Lollipop, non a dicembre, Sandra Mocci, io sono nervosa, io sei nervosa tu perché hai troppe energie, ti devi scaricare, scaricati con l'allenamento fisico, scaricati con il canto, con il ballo, puoi scaricarti in tutte queste maniere, perché chi ha tante energie si deve scaricare, ecco qua, quindi non ti preoccupare, sei nervosa, scaricati con l'allenamento fisico, attività fisica, fai belle passeggiate, e in questa maniera ti eviti tutti quei nervosismi. Antonietto il Pro, cioè giocatore, come stai? Tutto bene, ciao Antonietto, come stai? Fragolino, ma Nicoletta non c'è, dai, sta dormendo. Lollipop, sembri molto, non ho capito, purtroppo non c'è Fragolino. Lollipop, alla tua età scavavo nelle miniere, alla tua età scavavo nelle miniere, ti ricordi? Sì, alla mia età scavavo nelle miniere, erano altri tempi, però oggi scavano i robot, i talponi, praticamente, il talponi scavano nelle miniere, pensa un pochettino. E oggi, diciamo, grazie alla tecnologia, oggi possiamo anche evitare di distruggerci, soprattutto di distruggerci i polmoni, scavando nella miniera, pensate un pochettino, altri tempi ormai andati, tempi ormai andati, che speriamo che non ritornino più, anche se in realtà nella vita reale si scava ancora nelle miniere, pensate un pochettino, quindi molto molto brutta la situazione, speriamo che un giorno smetteremo di per poco, vedete, meno male che ho fatto. Più ho fatto, sono andato a scavare qua, guardate che bella sorpresa ho trovato praticamente qui, mamma mia che brutta sorpresa, immaginate se cadevo qui dentro, dovevo ripetere tutto da capo, molto molto triste la situazione. Andiamo a cercare di aprire praticamente questo elemento qui sotto, vedete, andiamo ovviamente da questa parte qua e continuiamo ovviamente a vedere cosa possiamo avere qui dentro. Guardate un pochettino qui ragazzi, assurdo, mamma mia ragazzi, una brutta situation, guardate qui sotto si cade addirittura, una volta che sei caduto qui voglio vedere te do come vai, io non so ballare, riprova a ballare, in mente balli, Nicoletta Lemo è ritornata, Giovanni Russo, Super Mario Bello, Super Mario Jolex, ciao Nicolò, ecco qua Nicoletta, ecco qua Fragolina, ecco perché Francesco, io sono un Sigma, perché non voglio ragazze, non vuoi ragazze per il momento, Nicoletta Lemo, ciao Jolex, vedi grandi cuori, Nicoletta Lemo, ciao tesoro, Francesco, ciao, buongiorno, Jolex grande, Francesco Sigma, è una parola greca, detta Sigma, la grande cultura di Jolex, il nostro abbonato di terzo livello, Antonio il Pro, Giocherino, sono Giacomo, ti ricordi me, certo, Antonio il Pro, Giacomino, Francesco, a te Nicoletta, Lollipop, Giocherino, lì hai aperti gli Star Drop leggendari nello shop, sono 5, li devo ancora aprire, li aprirò a brevissimo, non ti preoccupare, li aprirò a brevissimo e vedrai ovviamente
ovviamente che cosa riuscirò a riprendere praticamente. Il giocherone in realtà si chiama Luca, le grandi rivelazioni del momento, pensate un pochettino, assurdo davvero, si chiama Luca, capito bene? Quindi un giorno mi potrei chiamare Luca, un giorno mi potrei chiamare Giocherellone, un giorno mi potrei chiamare anche Polpettone, pensa un pochettino, assurdo davvero. Antonio, il giocherone in realtà si chiama Luca con la bella nuca, ecco qua, Luca con la bella nuca, infatti ho la testa piena di capelli, guarda un pochettino qui sopra che cosa c'è, guarda qui sopra che cosa c'è, sì, le grandi musiche, vedi un pochettino che cosa sta succedendo qui sotto, avete visto, ieri Chris è impazzito, il grande Chris è impazzito, andate su Telegram se volete farvi anche quattro risate sul comportamento di Chris, che nessuno si aspettava quel comportamento di Chris, e invece Chris ha avuto un comportamento veramente quasi quasi strano, dobbiamo dire la verità, ha iniziato a mandare dei messaggi a tutta forza, è impazzito Chris, ragazzi, e quando impazzisce Chris rimaniamo sempre male, perché Chris è sempre stato un ragazzo incredibile, ma non ce l'aspettavamo che Chris impazzisse. Io l'ho trovato, lui è come il corvo, Francesco Lollipop, io ho trovato Colette P per altre skin, Lollipop e abilità stellari, Nicoletta mi bruciano gli occhi, allora fai una pausa, non guardare sempre il cellulare, non guardare sempre il computer, ti fa male agli occhi, perdi la vista. Giovanni Russo, io devo ancora sbloccare Corvo, grande Giovanni, ragazzi, comunque è uscito il download content di Elden Ring Shadow 3, quindi nelle prossime live lo porterò, quindi pensate un pochettino, devo solamente installarlo, pensate un pochettino. Jolex, Lollipop, io ho trovato Eva, Lili, Draco, due skin, non li può, ma anche il migliore amico ha trovato Eva, Nicoletta Lemo, ieri Chris ha fatto la live, ma è impazzito, hai visto su Telegram che cosa è andato a fare, ha iniziato a mettere praticamente dei miei versi, praticamente facendo delle specie di montaggi audio, assurdo davvero, il grande Chris che è diventato il Chris il pazzo, pensate un pochettino, assurdo, ma quando giochi a Roblox lunedì ci sarà una nuova serie di Roblox, pensa un pochettino, veramente sarà una cosa fantastica, solamente per gli iscritti al canale. Tesoro, ma quindi con chi sei fidanzata? Ieri non me l'hai detto più. Nicoletta Lemo, sono fidanzata con Jolex. Assurdo. Assurde dichiarazioni online, addirittura con la mitica Nicoletta Lemo che si è fidanzata col carissimo Jolex in tempo reale, l'amore sul web, pensate un pochettino, l'amore con Jolex che prima ha dichiarato, Nicoletta Lemo ha fatto una dichiarazione un po' strana sulla mia persona, praticamente ha detto addirittura che mi amava, addirittura che cosa succederà adesso, non sappiamo Jolex, vediamo Jolex che cosa andrà a rispondere ovviamente a queste dichiarazioni anche molto strane, dobbiamo dire la verità, vediamo, certo Jolex prossimo youtuber di altissima fama, forse sarà la fama, forse sarà l'educazione, forse sarà l'intelligenza di Jolex ad avere attratto Nicoletta Lemo, non lo sappiamo, vediamo un pochettino. Nicoletta, sono finita, Fragolina, Luca, io almeno per ora sono buono, Giovanni Russo, sei buono, cerca sempre di essere buono nella vita, anche se devi stare in guardia dai disonesti, stai sempre in guardia dai disonesti, Giovanni Russo, che possono portarti sulla brutta strada, ecco qua, stai molto 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 attento Giovanni Russo. Antonio, e poi io ho tutti i brawler, Lollipop, io volevo trovare Colette, Lollipop, però lui è leggermente meglio, Nicoletta Lemo, Enrico mi sta odiando, Enrico certo, perché Enrico era partito in una certa maniera con te, Nicoletta Lemo era partito, Enrico, con il fidanzamento in casa, addirittura fidanzati in casa come Tony Tammaro, invece poi purtroppo lo hai detto che non lo volevi, addirittura Enrico è stato anche scartato dalla maggior parte dei ragazzi, qui la maggior parte dei ragazzi ha scartato questo Enrico e siamo rimasti un po' tutti male, dobbiamo dire la verità, assurdo. Antonio Pro ride, Jolex, a proposito di Enrico, dove sono il bimbo che piange, addirittura Jolex affronta Enrico con la sua grande forza, Giovanni Armea gioca a Fortnite con me, più tardi Giovanni. Tiziano Marangoni, ciao, il Marangoni ragazzi è arrivato da noi, caro Tiziano, come stai? Che non è il Tiziano Ferro che pensate, ma è il Tiziano Marangoni ragazzi, Tiziano, che gioco d'Armenia, ecco qua, d'Armenia, a me stava dicendo anche la brutta parola, pensate un pochettino, Jolex anche molto trasgressivo in alcune situazioni, qua che ci sta, guardate un pochettino il cubone di mamma, andiamo a vedere un pochettino, apriamo questa sezione così da rendere ovviamente più grande la parte di Minecraft, pensate un pochettino, ed è sono belle cose come potete vedere qui sotto, apriamo questo elemento, quindi vediamo un pochettino che cosa possiamo fare, vedete un pochettino, oggi devo andare al mare, per favore non puoi fare la live domani mattina, io faccio sempre live Giovanni Russo, quindi quando ci sei troverai le live,
E Tiziano Marangoni, bene, salutiamo il grande Tiziano, ragazzi, il nostro caro amico che da sempre ovviamente viene sul canale del Giocherellone, oppure anche, potrebbe essere anche addirittura, pensate un pochettino, la prima volta per Tiziano Marangoni venire sul canale del Giocherellone. Sarà sicuramente un'esperienza per Tiziano Marangoni veramente bella, mi fa piacere, caro Tiziano. Andiamo avanti da questa parte qua, ma lo sapete che poi possiamo fare anche delle cose, vedete un pochettino, possiamo mettere forse i fiaccoloni praticamente da questa parte qua, perché così almeno abbiamo delineato una sezione di gioco. Vedete che bella caverna abbiamo fatto. Tiziano, ecco qua Nicoletta, forse ho spezzato il cuore Enrico, ops Antonio Pro, io sono atterrato alle 0, quindi sei atterrato praticamente, sei arrivato a Napoli. Olipop, nel frattempo sto giocando a Brawl, bello Tiziano Marangoni, ciao Antonio, Jolex, mia mamma mi ha sfondato in mazzate perché a quanto pare ho sparato 9.000 persone, distrutto 10 miliardi di universi. E ho baciato Nicoletta, mia madre è cattivissima. Francesco, sto giocando a hockey. Francesco su Roblox. Tiziano Marangoni, grazie anche a voi, mi fate piacere. Fragolina, se no, ma non ti piaceva Giovannino Russo, Antonio il Pro, e sono arrivato a casa alle 8, quindi Antonio il Pro, il grande viaggiatore, pensate un pochettino, il grande viaggiatore interstellare, dobbiamo dire la verità, che arriva, si fa questi viaggetti, pensate un pochettino, e si diverte in questa maniera, molto molto bello, dobbiamo dire la verità, il grande Tiziano Marangoni, ma anche Antonio il Pro, che ovviamente vola, dopo Lorenzino il Pro c'è Antonio il Pro, pensate un pochettino, veramente incredibile, lui volava con gli aerei e poi dopo guardate un pochettino dove è arrivato, dove è riuscito ad arrivare, ecco qua, veramente bellissimo, dobbiamo dire la verità. Stiamo parlando di un gioco Minecraft, dove noi andiamo a scavare, a volte Chris impazzisce sul canale di Telegram, non ce lo aspettavamo, abbiamo visto dei momenti pazzi praticamente qui sul canale di Chris, e che dirvi, certo, vedremo in futuro Chris come si comporterà con tutti noi, certo, non ce lo si aspettava praticamente il comportamento del Chris video, praticamente questo comportamento molto molto particolare, vedete un pochettino ragazzi come si fa a scavare in Minecraft, ma soprattutto come si fa a trovare quelle gemmine anche simpatiche e carine. Qui sotto ci potremmo addirittura buttare, ma ci potremmo anche diciamo vedete, voleva il gioco, avete visto che voleva il gioco, vedete che cosa abbiamo trovato qui, guardate il rame, il grande rame praticamente, quindi potremmo addirittura andare qui su. Un buco, vedi, c'è un buco praticamente da questa parte qua, andiamo piano piano ad aprire questo bucone, vedete che qui sopra stiamo allargando la sezione e ci cadono delle cose in testa, molto molto triste questa parte qua, però anche molto molto intrigante, perché vedete qui sotto c'è ancora del rame, quindi potremmo sicuramente, visto che non vedete niente, ecco qua, mettere una fiaccolella proprio qui. Intanto ovviamente sta succedendo tutto di più, Nicoletta e Jolex, ma perché deve venire Fragoline, sono Gennarino il malandrino. Gennarino, Jolex, Gennarino il Malandino, ormai Jolex famosissimo su YouTube, e Nicoletta la Emo segue il caro del vincitore che sarebbe il caro di Jolex praticamente, ormai famosissimo Nicoletta. Intanto ovviamente mi si è rotta la mitica accettilla, ovviamente buttiamo, già che ci siamo, un pochettino di pietrisco, perché altrimenti non riusciamo ovviamente ad andare avanti praticamente nella nostra grande missione. Abbiamo recuperato anche parecchi oggetti interessanti, perfetto, andiamocene quindi a casa e premiamo control per andare più veloci. Jolex, perché deve venire anche Fragoni, sono generale mandrino, Jolex perché si offende, altrimenti quindi two is better than one, addirittura Jolex lo sciupa femmine, quindi addirittura due donne per Jolex, quindi veramente incredibile ragazzi, Jolex molto 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 diciamo richiesto nell'ambito delle donne praticamente, queste donne, le donne di Jolex, pensate un pochettino, quindi veramente qui addirittura c'è, guardate un pochettino qui sopra, dell'altro ferro. Passo il telefono a mia sorella per vedere un po' la tua live, va bene Nicoletta? Tommy, ciao caro Tommy. Jolex, la live di chi praticamente? La mia live forse, Nicoletta Lemmo di Giocherellone. Apriamo intanto ovviamente il mitico, come si chiama qui sopra, il
il mitico incredibile forziere del giocherellone. Guardate qui quanta roba, ma purtroppo ragazzi ci troviamo in una bruttissima situazione. Abbiamo finito il legno, quindi possiamo fare delle cose, potremmo salire praticamente di quota e andare a pigliare il legno. Mi dispiace ragazzi, purtroppo vedete ci troviamo in queste bruttissime situazioni che ovviamente dovremmo, qua sopra ci conviene forse creare addirittura ragazzi una scala. Eccoci qua praticamente, e guardate qui sopra dove ci troviamo, un mondo molto caldo, dobbiamo dire la verità. Ecco qua, e cosa mi sono perso, è arrivato Tommy, ti sei perso, e vedi siamo passati da qui sotto, lì sotto c'è una cava e qui sopra c'è una vera e propria foresta. Nicoletta, ciao, io sono Nicola, sorella di Nicoletta. Cara Nicole, buongiorno a te, come stai? Benvenuta sul canale del giocherellone. Purtroppo adesso andremo a uccidere un pollo per avere le piume, praticamente, vedi, avere il cuore di pollo. Speriamo che non abbia degli antibiotici, ovviamente ultimamente stanno mettendo gli antibiotici nel mangime dei polli. Quando mangiamo il pollo molte volte, perché io ovviamente non è vegano, che cosa succede? Che purtroppo si porta con lui praticamente il pollo e gli antibiotici che ha mangiato il pollo. Speriamo che non sia ricco di antibiotici. Vedi, ci sono questi alberelli bassini che però in realtà ci servono per andare a costruire le stecchette. Jolex, ciao Tommy, ok, stai giocando a Minecraft, povero, scusate. Povero Jolex. Andiamo a vedere ragazzi, perché purtroppo sono successe delle cose particolari proprio durante la live, una live che purtroppo ha portato il mio telefono a surriscaldarsi, perché ragazzi fa molto molto caldo, avete capito bene, molto molto caldo, e a volte infatti devo far raffreddare il telefono. Quindi andiamo a vedere se riusciamo ovviamente. Che cosa sta succedendo ragazzi, una situazione molto molto triste, forse da questo punto di vista. Ragazzi, devo staccare la live perché YouTube mi provoca, non ci sono le palle su questo gioco, le vedremo dopo, caro Marco Carnevale, le palline le vedremo dopo. E che dirti, sicuramente il calore ovviamente dell'applicazione, che deve essere appunto chiusa qui sopra. E vabbè Marco Carnevale, vuol dire che faremo una piccola pausa, chiuderemo la live qui e poi ci ritorneremo tra pochissimo. Va bene ragazzi, ci vediamo tra poco, perché ovviamente non sta vedendo da Twitch quello che ovviamente ho creato. Grazie mille per la visione, ci vediamo tra poco, ciao. Chiudiamoci la live perché non riusciamo. Ciao Giovannino Russo, ciao.